il lavoro che vorrei fare in questa prima ora, ma abbondante, che forse non ci basterà, è cominciare a vedere insieme una tipologia di compito d'esame. Come avevo promesso in dicembre, ho detto vi preparo dei testi come se fossero esami veri, no? E alcuni ve li darò l'esame e altri invece risolviamo insieme in aula. E tra questa settimana e la prossima vorrei vedere insieme due, almeno, probabilmente due, uno questa settimana e uno la prossima, in modo da arrivare all'esame avendo già lavorato insieme su un esercizio dello stesso tipo di quelli che troverete all'esame. Questo è già sul sito, nella sezione esame, per chi lo vuole vedere sul PC, e se no lo guardiamo insieme. Allora, come dicevo già prima, l'esame è composto di due esercizi, uno che ho chiamato due parti, una che ho chiamato esercizio di programmazione e l'altra che ho chiamato domande teoriche. Sulla parte domande teoriche, in realtà queste sono praticamente copiate, ho modificato qualche cosina, ma non molto. Rispetto a quelle che già trovate sul sito, se andate a vedere i temi d'esame dell'anno scorso. L'anno scorso l'esame era organizzato in modo diverso, ma se andate sul sito e guardate l'esame 2011-2012, vedete simulazione d'esame, testi d'esame, quindi ci sono di fatto, manca quello di settembre, devo aggiungere, me ne accorgo adesso, ci dovrebbero essere sei testi completi di 9 domande ciascuno. Quindi quello di settembre lo aggiungo sicuramente, che sono appunto gli esami, così come le domande, così come erano andate l'anno scorso. La parte di teoria per voi, quindi quest'anno, sarà di quel tipo. Ok, quindi non sto a inventarmi domande nuove su questa parte, perché potete benissimo guardare quelle e esercitarvi su quelle. Intanto in realtà l'anno scorso sulla parte tecnica c'erano degli argomenti, abbiamo svolto degli argomenti in più che erano relativi ai mashup, alla programmazione lato client, alla programmazione JavaScript. Ovviamente quelle domande lì non capiteranno, no? Però per darvi un'idea. Sono domande di tipo a risposta chiusa e l'intenzione è che siano domande però non di tipo nozionistico, no? Cioè, tanto per darvi un'idea. La prima ti dice, se hai un oggetto che vuoi usare come un Java Bing, quali metodi ti aspetti di non incontrare? Ti aspetti di, e chiaramente stiamo parlando di criteri progettuali, non di sintassi del linguaggio. Per cui ti chiedi, ha senso che un Bing abbia un metodo isValid? Ha senso che un Bing abbia un metodo getX? I primi due sicuramente sì, no? IsValid è l'accessor method per i valori booleani, is è il nome della variabile, getX è il getter, public myBing è il costruttore, anzi non solo mi aspetto che ci sia, ma deve esserci, e poi quello successivo è il costruttore con un parametro. È permesso? Sì. La specifica dei Bing richiede che ci debba essere un costruttore senza parametri, ma nessuno dice che debba essere l'unico costruttore di quella classe. Può benissimo esserci un costruttore anche con dei parametri di costruzione. Chiaramente, quando il Bing viene istanziato con lo use Bing dalle pagine JSP, verrà chiamato sempre il costruttore di default. Ma invece può essere la stessa classe usata in altri contesti, e allora a questo punto può avere il costruttore che vogliamo. Le due che ci stanno a malapena, no? Che sono molto forzate e che io non vedrei in un Bing sono le due successive. Cioè, tu HTML presuppone che il Bing abbia un metodo che prende i valori dei campi interni di questo Bing, che saranno probabilmente valide X o qualcosa del genere, se non ce ne sono altri, e produca del codice HTML per rappresentarlo.
Però questa è una tipica attività di presentazione che deve fare la view, non deve fare un componente di modello. Non ha senso delegare a un Bing visualizzati in HTML, che ne sa lui di come abbiamo impostato la pagina? Non deve saperlo. No, non vado a iniettare dentro un Bing della logica di presentazione. Quindi questo sicuramente è fuori posto. Così come un fill from database è un metodo che mi suggerisce di chiedere al Bing riempi i tuoi campi prendendo i dati dal database. No? E questa è un'altra cosa che non posso chiedere a un Bing di fare. No? Il Bing non ha informazioni per quanto riguarda come si fa a accedere al database, come sono gradati i dati nel database, come fare le query, come fare le connessioni. Per questo avevamo gli oggetti DAO che facevano quello di mestiere. Quindi il metodo fill from database me lo vedo su un oggetto DAO, non su un oggetto Bing. Quindi questo è un po' il ragionamento che sta dietro a queste domande, cioè non è tanto dove metto il punto e virgola, ma è come organizzo il codice, qual è il modo migliore di organizzare il codice, secondo i pattern che abbiamo imparato a utilizzare. Poi ci sono anche domande più semplici, no? Tipo la seconda è una domanda di pura terminologia, che dice per costruire il documento, e qui scegli uno di questi nomi da inviare, occorre consultare le dichiarazioni dei dati che sono presenti nel... E qui spero sia abbastanza facile per costruire un documento SOAP da inviare. Innanzitutto quando parlo di documento deve essere sicuramente un documento XML, quando un documento si applica solamente all'XML. Occorre consultare le dichiarazioni che sono presenti dove? Nel USDL, che è l'unico elemento dichiarativo di tutta questa cosa qua. Quindi qui c'è da scegliere SOAP, da scegliere XML, USDL. Graficamente, e seguo le convenzioni classiche dell'interfaccia utente, che dove c'è il quadratino significa che è possibile indicare anche più di una risposta, dove c'è il tondo invece bisogna sceglierne esattamente una. Quindi, senza star lì a spiegarlo, la convenzione grafica. E lì nella stessa domanda 3 chiede cosa significa fare forward a due pagine JSP. E qui ci sono delle alternative possibili, tra cui quelle ovviamente a scelta singola sono più facili perché si può anche andare per esclusione. Qual è secondo voi? 1, 2, 3, 4, 5? 4. Allora, queste, adesso ti rispondo. Questa in realtà è fatta di due parti, no? Gli ultimi tre punti si escludono a vicenda, no? Sono una partizione delle possibilità, quindi in realtà anche solo per questo la risposta giusta deve essere una di queste tre, perché queste tre non possono essere tutte e tre false. Ci sono anche, se vogliamo, un forward conserva il valore di tutti i Bing, no, perché se ho un Bing con scope di pagina, fare il forward dimentica quel Bing. Non conserva il valore di alcun Bing, è falso, perché tutti i Bing con scope di sessione o di richiesta vengono invece conservati, non è che li dimentica tutti di botto, e quindi conserva il valore di alcuni Bing, in particolare quelli con scope di richiesta e superiore, e sessione e applicazione. Quindi questo, partendo dal basso, era facile. Poi ci sono queste altre due risposte vaghe. È analoga all'operazione del direct e di include. Allora, magari appunto approfittiamone per
puntualizzare la differenza tra queste operazioni. No? Cioè, cosa succede quando noi facciamo un forward rispetto a quando facciamo un redirect? Cambia proprio notevolmente il pattern di interazione tra client e server. No? Nel senso che quando in un'operazione di forward noi abbiamo il client abbiamo la pagina 1, chiamiamola JSP1. Il client come prima operazione fa una richiesta HTTP, ovviamente, no? A un certo indirizzo web. Questo, bypassiamo il container che attiva il JSP, eccetera, questa richiesta arriva al metodo service della servlet corrispondente a questo JSP. E fin qui è normale. Cosa succede quando questa pagina JSP1 decide di fare un forward su una pagina JSP2? Che il controllo del flusso viene trasferito direttamente, quindi come seconda operazione, avviene una forward. Quindi di fatto viene passato l'oggetto request e l'oggetto response. Vengono passate dalla prima pagina alla seconda. E la prima pagina interrompe la propria esecuzione. Quando la seconda pagina è finito, terzo passo, il contenuto dello stream di uscita dell'oggetto response viene inviato di nuovo al client dentro una HTTP response. Quindi dal punto di vista del client, l'operazione di forward è invisibile. Assolutamente non sa se viene fatto o no. Lui ha fatto una richiesta HTTP e si vede rispondere dallo stesso server, dalla stessa macchina, con una risposta HTTP. Ok? Il vantaggio di questa operazione interna è che all'oggetto request o all'oggetto response, ma normalmente lo mettiamo nell'oggetto request, possono essere agganciati dei dati, dei bin, delle classi che la prima pagina può aver creato e la seconda pagina può utilizzare. Quindi sopravvivono in questo appunto quei bin, quella frase che diceva la domandina, alcuni bin sopravvivono. Okay? Cosa succede invece quando gestiamo una redirezione? La redirezione ovviamente inizia nello stesso modo, perché sul web tutto inizia sempre con una richiesta del client. Uno, richiesta HTTP. Una redirezione, che cos'è? È una fase in cui la pagina che sta eseguendo la richiesta, decide che per qualche motivo non è lei, no? Che deve eseguire la risposta oppure che deve portare a termine la risposta, ma è un'altra pagina. Un'altra pagina che, diciamo così, tendenzialmente deve ricominciare da capo l'elaborazione della risposta. Poi ragioniamo su come viene fatto, cioè su quali contesti. Nella pratica cosa succede? Che la pagina JSP1, anziché passare il controllo direttamente a una pagina JSP2, in realtà risponde lei al client con una risposta HTTP, che non è la risposta solita con codice HTTP 200, cosiddetto OK. Cioè, normalmente una risposta, una richiesta HTTP si aspetta di avere un codice di risposta 200 OK, nel senso adesso c'è la risposta. Ma un codice che di solito è un 302, cioè 302, 304, una redirezione permanente, l'altra temporanea, di redirezione.
Questo codice di risposta, quando noi facciamo un redirect, non stiamo mandando indietro la risposta. Non c'è HTML di risposta. C'è solamente un codice che si porta dietro un indirizzo URL specificato. Stiamo dicendo al browser che ha fatto la richiesta, caro browser, la mia risposta è che tu vada a richiedere un'altra pagina. Allora, a questo punto è il browser che, ricevendo questo schiaffo come risposta, dice, vabbè, e allora se non mi vuoi rispondere tu, chiederò a lui. E quindi attiva una nuova risposta, una nuova richiesta, scusatemi. A quella URL che gli è stato specificato nell'header della risposta di redirezione. Questa pagina GSP2 nasce, viene richiamata senza sapere nulla di ciò che è successo prima. Per lei è una chiamata HTTP nuova. Farà il suo lavoro e poi forse risponderà con una risposta normale. Allora, dal punto di vista del browser, una redirezione coinvolge due chiamate HTTP distinte. La prima singhiozzante, la seconda quella effettiva. L'utente non viene coinvolto, nel senso che la chiamata 3 non è una conseguenza di un'azione dell'utente, è una conseguenza del buon comportamento del browser, che sa che quando riceve un codice di redirezione immediatamente deve fare una nuova richiesta. Questo tra l'altro è quello che fanno tante applicazioni maliziose su Facebook o su cose simili. Voi cliccate su un'applicazione, lei vi ridirige su un'altra, ridirige su un'altra, ridirige su un'altra. Ognuna di quelle che visitate si prende i vostri cookie, una copia, e poi se ne farà cose strane. E poi alla fine arrivate su una pagina destinazione che non c'entra niente, però sembra tranquilla e non pericolosa. Ma voi non ve ne accorgete, perché queste redirezioni vengono fatte in automatico dal browser ricevendo questo codice. Ma accorgete, perché forse velocemente la pagina cambia due o tre volte. Allora, dal punto di vista dell'utente, l'utente non si vede nulla, non vede nulla. Vede solo una differenza, che sulla barra dell'indirizzo del browser, a questo punto c'è scritto l'indirizzo della seconda pagina e non della prima. Mentre invece nel caso di un forward rimane scritto, perché quell'indirizzo là sopra è ciò che il browser ha richiesto. Poiché qui lui ha fatto una richiesta esplicita per la seconda pagina, sulla barra di indirizzo rimane quello. E quindi se per caso l'utente facesse aggiorna la pagina, ricaricasse oppure navigasse avanti e indietro, rimane su questa pagina qui e non richiama la logica che c'era qua. Mentre invece in questo caso, se su questa pagina di risposta io facessi aggiorna, riparte da GSP1 e rifà di nuovo tutto il giro. Quindi questa tecnica si usa spesso quando una pagina deve fare un'elaborazione e poi tipicamente ritorno all'home page oppure torno a fare qualche cos'altro, ma questa elaborazione non ha senso ripeterla. Quando faccio il login, quando il login è valido, non faccio un forward che mi lascia come indirizzo la pagina di login, ma faccio direttamente una redirezione che mi manda alla home, e quella è la pagina da cui, no, cominciano le navigazioni future. L'altra cosa da questa figura ci fa capire che queste due pagine qui non si parlano, non si possono parlare, perché fanno parte di due richieste HTTP diverse. L'unica cosa che possono condividere ovviamente sono gli oggetti di sessione, ma questo vale per qualunque coppia di pagine del mio sito, no? Cioè, la sessione è comune a tutti, è accessibile a tutti. Ma la pagina GSP2 non sa, non ha modo di sapere che è appena stata chiamata questa GSP1.
non lo può fare, non sa, no? Sono chiamate indipendenti. Quindi sono due meccanismi che hanno come, se vogliamo, effetto superficiale il fatto che dopo la pagina 1 venga la 2, ma l'effetto profondo è completamente diverso. Quindi in nessun caso io direi che sono due cose analoghe. La cosa che stupisce è che in molti linguaggi di programmazione web questa operazione di forward non sia possibile. Se voi prendete il PHP che è così famoso, eccetera, non si può fare, non c'è, non è previsto. E quindi sei obbligato a fare invece il redirect. In realtà non perdi i bin perché là non esiste neppure un concetto di oggetti associati, quindi è un linguaggio molto più di basso livello da questo punto di vista. Ti ho risposto? Ok, allora, questa qua è la parte, diciamo così, più teorica, che chiamo teorica perché si tratta di aver compreso i concetti. Come avete capito, non è nozionistica, cosa c'è scritto a pagina tra le tali, ma richiede di averli. La mia idea è che chi ha, diciamo così, acquisito, facendo il laboratorio, facendo la tesina, la capacità di creare applicazioni, capendo cosa stava facendo, queste cose qua dovrebbero essere relativamente facili. Magari si tratta di ragionare in un modo nuovo rispetto a una cosa che hai sempre fatto, però gli elementi per poter rispondere li dovreste avere senza studio particolarmente aggiuntivo. E questo è per questa parte qua, che avevamo detto erano due punti per domandina. Poi invece c'è la parte di progettazione, che è il grosso, quindi ci siamo tolti dai piedi queste domandine, sapete dove ce ne sono le altre, se volete esercitarvi. Se avete delle diciamo che su questa parte qua di domande, magari io non ci tornerei più sopra volontariamente, nel senso che magari guardatevi le domande dei temi di esame dell'anno scorso. Quelle su cui avete dubbi me lo dite e le vediamo insieme. Però non ve le faccio a tappeto. Okay? Poi, al limite, se poi c'è bisogno, ve le faccio anche tutte, non c'è problema. Però solamente se vi accorgete che è una cosa critica, me lo dite. Abbiamo tempo tra questa settimana e la prossima di ragionarci insieme. Ecco, invece per quanto riguarda la parte di progettazione, grosso modo lo schema sarà questo. Diciamo che è assodato al 90%. Ci sarà uno scenario di poche righe, magari un pochino più dettagliato di questo, ma non tantissimo, che sarà sempre diverso, ovviamente, e poi ci saranno dei punti da sviluppare che invece saranno sempre gli stessi. E i punti sono, beh, su questo scenario elencare i principali requisiti funzionali per il sistema informativo. Allora qui ci sono due aggettivi, funzionali e principali. Allora, ho pensato di chiedere solamente requisiti funzionali per evitare di ripetere tutte le volte le stesse cose sulla qualità, tempi di servizio, eccetera, eccetera, sicurezza, che di fatto sarebbero validi quasi sempre, no? Su quasi tutti i siti, è inutile spendere tempo a ricopiare cose che sono sempre uguali. Principali è un pochino più qualitativa come indicazione. Principali per me sono quelli più specifici, rispetto a questo scenario. Cioè non perdete comunque 6 pagine a farmi tutti i cavilli della registrazione degli utenti, del login e del logout, eccetera, eccetera. Quelli ci sarebbero comunque. Diamoli per scontati. Partite da quelli che sono più specifici, più caratterizzanti rispetto a quell'applicazione. Non vi viene chiesta una lista esaustiva, non vi viene chiesto l'elenco completo dei requisiti, ma di quelli che voi ritenete più caratterizzanti. Quindi, una volta che ce ne siano 10-12 titoli scritti, è più che sufficiente, perché significa comunque averci già ragionato e aver fatto una scelta e un'analisi del sistema. Elenco, no? Ok, quindi i titoli.
punto 2, che è il passo successivo, è poi quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, di nuovo la stessa cosa. L'elenco degli attori principali e il glossario dei concetti dei dati trattati dal sistema, soprattutto la seconda, i concetti dati trattati dal sistema, quindi di fatto è in embrione già le tabelle del database, o perlomeno le entità logiche principali che il sistema dovrà trattare. Gli attori probabilmente sarà più semplice, cioè è giusto metterlo, ma sono attori di tipo dato e attori di tipo persona. E questo sull'intero scenario, sull'intero sistema informativo. Poi da qua in poi invece si sceglie un requisito e vi chiedo di sviluppare quello. Quindi qui c'è scritto, passo 3, si definisca la descrizione del caso d'uso relativo alla funzione di ricerca del volo più conveniente. Ne scelgo una, vi dico, ok, prendiamo quella, che sicuramente ci sarà tra i vostri requisiti. Allora, su quella, e se non ce la mettete, non è... Su quella vi chiedo di sviluppare il caso d'uso. Quindi con lo schema del use case, con lo scenario principale, scenari alternativi, eventualmente precondizioni, cose di questo genere. Di quel caso lì specifico. Sapendo che in realtà sarebbe immerso in un documento dei requisiti che ha anche altri casi. Cioè, nel senso che quello che dovete fare lì non deve partire da Adamo ed Eva, l'utente arriva, fa il login, eccetera, eccetera. No, parte a sviluppare solo quel caso lì. No? Su qualcosa che mi avete, qualche tipo di documento di requisiti che mi avete mandato così in anticipo da guardare. A volte è un po' riscontrato questa tendenza a partire dall'inizio. No? Qua il caso d'uso uno 3-4 volte inizia dicendo entro il login, l'utente arriva e inserisce le credenziali e fa il login, ma come ogni volta? No, c'è il caso d'uso accesso al sistema e poi ci sono gli altri casi d'uso che hanno come precondizione il fatto che l'utente abbia fatto accesso al sistema, ma poi parti e vai avanti. No? Quindi anche qua limitatevi a quella interazione, indicando con precisione che se magari questo è possibile, solo in questo caso forse no, ma quali sono le precondizioni alle quali quel caso d'uso, per le quali quel caso d'uso è accessibile oppure no, ma lo indicate come precondizione, non come passo 1, 2, 3 del caso d'uso. E quindi, descrizione del caso d'uso, diagramma delle sequenze che illustri lo svolgimento dello scenario principale nel caso d'uso delineato. Allora, di nuovo qua stiamo sempre ogni volta restringendo, Prima c'erano tutti i requisiti, o almeno quelli principali, poi ne abbiamo scelto uno, facciamo il caso d'uso. Il caso d'uso avrà uno scenario principale, eventualmente scenari alternativi. Poi del solo scenario principale disegniamo il diagramma delle sequenze, dell'interazione, e legato a quello il diagramma delle classi necessario a implementare il diagramma delle sequenze proposte, completo di tutte le classi necessarie. Cioè, decidiamo, se lo dovessimo implementare domani, di quali classi avremmo bisogno. Dobbiamo fare la lista della spesa di ciò che dovremmo implementare. Poi dobbiamo implementarlo, ma solamente elencarlo, vedere l'architettura di come risolveremo quella fase di interazione. Quali Bing, quali GSP, eccetera, eccetera. Adesso lo facciamo insieme, così vediamo a che livello di dettaglio. E tra l'altro poi è quella stessa cosa che state già facendo, no, nel lavoro per la tesina, tutto sommato. Ecco, come parentesi relativa alla tesina, qui ovviamente c'è molto dettaglio possibile, no? Però diagrammi dei casi d'uso, diagrammi delle sequenze, diagrammi delle classi, sono strumenti di descrizione, ok? Non usateli a tappeto. Nessuno ha mai detto, per tutti i requisiti, deve esserci il diagramma del caso d'uso e per tutti il diagramma della sequenza, eccetera, eccetera.
Perché molti sono banali, sono ripetuti, sono identici, di nuovo, copia e incolla non ci aiuta, fa solo perdere tempo. Quegli strumenti della presentazione servono nei casi meno banali. Quando in caso d'uso semplicissimo è inutile stare a fare il diagramma delle sequenze che dice l'utente ha cliccato su logout e poi è uscito. Boh, basta così. Se invece dietro c'è qualche interazione un pochino più complessa, allora andiamo a spiegarla meglio. Così aiuta anche la descrizione, poi si aiutano a vicenda il disegno con la descrizione. Così come il diagramma delle classi torna utile, e lo vediamo come esempio se ce la faccio ancora oggi, se non domani, quando il caso d'uso coinvolge i servizi esterni. E questa è una cosa che non abbiamo ancora fatto, andare a vedere come la progettazione va a coinvolgere anche l'integrazione con i siti esterni e quindi come farla appunto, nella tesina, no? Questo ci arriviamo, questo non ci sarà all'esame, questo livello qua, ma ci ragioniamo sicuramente ai fini della tesina. Quindi per dire, scegliete l'strumento della presentazione più potente quando è necessario, quando il caso, la pagina, la funzionalità è più complessa e lo richiede. Altrimenti no, non state a riempire le notti di tempo speso a cliccare e le pagine di disegni tutti uguali uno all'altro. Ok. Allora, per fare l'esercizio dobbiamo adesso leggere lo scenario, perché finora questi punti saranno sempre praticamente uguali. Adesso, magari svolgendo esercizi con voi, viene in mente un modo di riformulare un pochino meglio alcuni dei punti, ecco, quindi magari saranno leggermente diversi, ma la sostanza sarà questi 5 punti qua. Tra l'altro, appunto, con i vostri colleghi dell'altro corso, molto probabilmente i punti 1, 2, 3, cioè l'idea, l'intenzione con Torchiano è che lo scenario sia lo stesso per i due corsi, e i primi 3 punti anche, quindi le prime 3 domande sono comuni ai due corsi, dopodiché voi andate avanti con la parte di progettazione, loro vanno avanti più sulla parte di processo, che invece va a vedere qual è l'impatto sull'azienda, sui processi aziendali e non sul sistema informativo. Quindi loro escono verso l'azienda, invece noi entriamo dentro il sistema informativo. Però una parte progettuale generale ce l'abbiamo comune. Ok, il scenario che ho inventato per oggi è questo: una società di noleggio di elicotteri, i cui mezzi sono dislocati su diversi punti di atterraggio in diverse città, intende questa società sviluppare un sistema informativo per la gestione e l'ottimizzazione dei servizi di trasporto offerti. Gestione e ottimizzazione. In particolare, attraverso il sistema informativo, la società vuole applicare delle tecniche di fidelizzazione dei clienti, basate su sconti ed offerte speciali per clienti più frequenti, e di ottimizzazione delle risorse, riducendo il numero dei voli a vuoto e, ove possibile, facendo condividere i voli a diversi clienti, no? Il car sharing con gli elicotteri. Quindi in un certo senso io ho dei clienti che tipicamente sono clienti ricorrenti, poi possono anche essere quelli avventizi, ma non. Il mio business principalmente su quelli ricorrenti, che di tanto in tanto chiedono i miei servizi, chiedono di potersi spostare da una città a un'altra. E io sulla base delle richieste devo A, effettuare la pianificazione ottimale dei miei mezzi per far fronte alle richieste che vengono, diciamo, che mi arrivano dai clienti. E B, se posso, usando la leva delle offerte speciali, modificare la richiesta dell'utente per venire incontro a una pianificazione che sia per me più conveniente. Quindi ti dico, guarda, ok, io se vuoi ti porto alle 2, ma se invece ti va bene lo stesso andare alle 5, c'è il 30% di sconto, perché magari per le 5 devo già portare un'altra persona. Oppure se so che ho tutti i voli che al mattino devono andare verso Roma,
Io mi troverò a mezzogiorno ad avere un surplus di mezzi in Roma che sono lì fermi, quindi magari dovrebbero tornare a vuoto. E allora quella lì, tanto comunque deve tornare, se ci riesco a caricare una persona è tutto guadagno. E quindi anche lì potrò pensare a delle offerte legate alla situazione dei mezzi. Adesso chiaramente l'ottimizzazione di questo sistema sarebbe complicatissima, cioè è di per sé un sistema informativo, no, logistico complesso. Ma qui non viene chiesto di dirti qual è l'ottimizzazione. Per ora, cioè, siamo nella fase dei requisiti, quindi diremo a un certo punto, sceglierà il volo oppure proporrà l'offerta, sapendo che dovrà esserci da qualche parte poi un algoritmo che lo fa. Ma noi qua non lo dobbiamo fare. Ok? Quindi proviamo a affrontare questo. Allora io sempre per farlo come se fossimo un esame lo faccio sulla carta, poi questi fogli qua ve li metto, faccio poi in PDF e ve lo metto online. Non c'è il live, ma nella registrazione non ci siamo ancora arrivati. Allora, punto 1 ci chiedeva, dammi i principali requisiti funzionali di questa applicazione. Principali requisiti funzionali. Allora, partiamo dai principali. Noi abbiamo detto, quindi dimentichiamo per il momento quelli ovvi, banali, quelli standard che ci sono su qualunque sito. Quali macro aree organizzarli? Beh, ci sarà sicuramente una ricerca, cioè il cliente ricerca le offerte e poi una parte dispositiva in cui avviene la prenotazione. E poi probabilmente c'è una parte, chiamiamo di fatturazione o di profilo, no, in cui il cliente va a vedere quello che è lo storico delle sue azioni, il pagato, eccetera. Adesso quanto la ricerca e l'acquisto siano slegate oppure siano parte di un unico flusso è un po' da inventare, un po' da progettare, no? Questo, qui il concetto di ricerca è diverso da quello, diciamo, del sito delle ferrovie, no? O degli aerei, o dei voli di linea. Perché non devo, non ho orari fissi, non ho voli di linea qua. No, sono taxi, sono aerotaxi questi qui. Quindi la ricerca significa fornire i miei requisiti e vedere quali sono le proposte del sistema che possono variare a seconda, magari. Se sono l'unico e se c'è il mezzo libero, allora mi darà esattamente la risposta a ciò che ho chiesto a un certo prezzo. E poi magari le alternative a prezzi inferiori, che sono le alternative, diciamo così, più convenienti per il gestore, oltre a quella che ho scelto io. Quindi probabilmente la ricerca è un sistema di questo genere, e poi c'è la parte di prenotazione, in cui alla fine della ricerca dico ok, ho scelto questo, adesso lo prenoto definitivamente. Quindi, tanto per ragionare a voce alta, okay, mi verrebbe da dire che i requisiti sono di tipo ricerca di voli, prenotazione, non si legge, era troppo piccolo. Vediamo se questo è un pochino più grande. Prenotazione.
E poi avremo un'altra categoria che è, diciamo così, lo storico economico dei voli passati. Quindi come macro categorie, tanto per darmi. E poi ci sarà la gestione utenti che non faccio. No, la possiamo scrivere, gestione utenti, in un angolo, che non sto a dettagliare. Allora, ricerca di voli, che cosa implica? No? Allora, a questo punto, queste sono solamente categorie. Adesso scriviamo i requisiti. Quindi il primo requisito potrebbe essere che l'utente immette le proprie necessità di trasporto e il sistema fornisce una serie di offerte alternative. Mi ero bloccato prima perché stavo ragionando se mettere o no in questa frase la parola utente registrato. E se io voglio fornirgli delle alternative, forse mi è utile sapere chi è che fa la richiesta. Perché lì posso agganciarmi tutta la parte di offerte speciali. Possiamo farle entrambe. Quindi in realtà abbiamo detto che l'utente immette le proprie esigenze di trasporto, di viaggio e di sistema propone una o più opzioni con il relativo prezzo. Requisito 1. Poi possiamo aggiungere a questo un requisito 2 in cui se l'utente è registrato il sistema potrà offrire delle alternative aggiuntive e o degli sconti ulteriori. Se so chi sei, posso farti delle offerte maggiormente mirate, maggiormente personalizzate. È un po' debole questo potrà dal punto di vista dei requisiti, perché se io scrivo un requisito, il sistema può, il modo migliore di implementare quel requisito è che il sistema non lo faccia, mi costa niente, non lo faccio, punto, basta, perché tanto non era obbligatorio farlo. In realtà per poter qualificare meglio questo potrà dovrei aver fatto un minimo di ragionamento sul modello commerciale, no? Su che cosa si basano queste offerte? Però anche dire il sistema offrirà delle alternative aggiuntive, beh, non è detto che le trovi. Se non fosse lungo da cancellare e riscrivere, forse scriverei
dovrà ricercare ed eventualmente offrire, cioè la ricerca deve farla, deve vedere se ci sono offerte aggiuntive e poi se ci sono le offre, altrimenti no. Quindi. Esigenze di viaggio vorrà dire città di partenza, città di arrivo, giorno e orario preferito. Non lo scriviamo qui questo, eh? Cosa vuol dire? Lo scriveremo nel punto 2 dell'esercizio dove ci chiede fammi il glossario dei tipi di dati. E qui stiamo usando dei termini, in senso, cioè, sapendo che li definiremo tra un attimo. Non stiamo a spiegarlo qua. Viene in mente altro sulla ricerca dei voli? Potremmo aggiungere un altro requisito che dice che se sei un utente registrato, il sistema ti propone già in automatico i voli più frequenti, i voli che tu hai fatto in passato, ti ripropone i percorsi che hai già svolto in passato, cioè se io faccio spesso Torino a Roma, quando direttamente nel momento in cui faccio il login, lui mi fa già subito vedere l'offerta migliore per andare a Roma. Se poi e mi avanza un passo, no? Evito di dover scrivere i dati che sono magari quelli. Quindi potremmo aggiungerlo, visto che giochiamo molto sulla fidelizzazione, spingere l'utente a continuare a fare ciò che è. Quindi subito dopo il login, agli utenti registrati, vengono riproposti automaticamente voli analoghi a quelli da essi svolti con maggior frequenza. E grosso modo sono questi. Entro, mi fa vedere i voli più frequenti, oppure posso fare la ricerca e a seconda che sia collegato o no, mi dà più o meno informazioni. Sulla parte di ricerca non mi viene in mente molto altro. Sulla parte di prenotazioni, allora, la parte di prenotazione significa che l'utente sceglie tra alcuni dei voli proposti. Cioè, sceglie uno, perdon, non alcuni, uno dei voli che gli sono stati proposti. E lo conferma. Finisce lì, di fatto. Quindi tu dici, anziché la conferma definitiva,
Dipende da quanta contesa c'è, effettivamente. Però tu cosa fai? Cioè sto immaginando i pro e i contro, no? Nel senso che se io dico tienimi bloccato questo volo, nel frattempo arriva un altro potenziale cliente, non glielo posso offrire, non ho più il mezzo. Poi quest'altro dice no, ho cambiato idea e tu sei fregato, hai perso l'uno e l'altro. L'alternativa è quella di dire vabbè, ho visto un'offerta, vado a prendere un caffè e poi dopo la prenoto, quando torni quell'offerta non c'è più. Però dipende, cioè io adesso sto pensando ad esempio alle linee aeree, no? Quindi i biglietti di linea. 10 anni fa era normale. Tu prenotavi un aereo e poi avevi 2 o 3 giorni di tempo per confermarlo. Invece adesso esiste quasi solo più il concetto di prenotazione confermata, cioè paghi. Allora, te lo prenoto se paghi, se no torna domani e vediamo quale sarà il prezzo, se ci sarà ancora posto. Potrebbe essere una caratteristica premium. Per gli utenti Gold possono avere la possibilità di bloccare la prenotazione per mezz'ora. Quello sì. Se mi hanno già coperto di soldi. Ma questo potrebbe essere una leva. Dopo aver raggiunto 10 voli all'anno, acquisisci lo status gold e quindi avrai delle funzionalità in più, come quella di poter bloccare la prenotazione per mezz'ora. Potrebbe essere un'idea. E quindi il privilegio che lui ha me l'ha già pagato prima e io non rischio di andarci in perdita per i suoi capricci o per le sue. Tipi di utente sono, li definiamo nel punto 2. In 2 ore non potete scrivere 30 pagine, eh? Per cui ci saranno delle cose che restano non dette. Nel punto 2, però, sarà scritto, quando parla degli utenti dei ruoli, l'elenco degli attori principali, lì dovrai scrivere, avrò degli utenti standard, degli utenti gold, allora a quel punto lì spendo una parola per dire che sono quelli che nel recente hanno volato di più. È da mettere lì. Sì, certo, progettare si dice, non inventare. Proporre delle soluzioni, sì, certo. Non c'è una risposta a questa domanda. Cioè, nel senso che qualunque attività di progettazione non è mai noto esattamente a priori che cosa devi fare. C'è sempre un'interpretazione di un problema di cui tu proponi una soluzione. Poi la soluzione può essere più o meno furba o. Allora, ho sottolineato questa parolina qua principali, cioè non andiamo a spendere tempo su, no? Sui ghirigori delle ali delle farfalle, no? Ma andiamo al cuore del sistema. Se è qualcosa che secondo, a questo punto è individuale, no? Secondo me dà valore aggiunto al servizio, una funzionalità che potrebbe aver senso, la metto, la prescrivo come requisito. Se è una cosa sì, sarebbe bello averla ma, che metterei magari nella quarta versione, non so neanche citarla qua. No?
Io prima ho provato a dire, a buttare giù un numero di una decina di requisiti, ma forse sono già quasi tanti 10. Sono già, ah, non quasi, sono tanti 10. Una cosa, Sì. anche se noi definiamo gli attori principali nel testo 2, potrebbero, come avevo scritto prima, esserci delle funzionalità solo per alcuni progetti. Quindi facciamo già riferimento da soli che poi devono Il specificare progetto è unico, quindi non è un ordine, non è che devi scrivere il punto 1 senza sapere cosa scriverà nel 2. quindi possiamo fare riferimento a utenti che poi Eh definiamo beh, certo, separatamente, perché se certo. vogliamo iscrivere la funzione ricerca particolare con Sì, scopi sì, sì. ben In registrati, realtà li fai insieme. Mentalmente li fai insieme, poi io ti chiedo di scriverli prima uno, poi l'altro, perché altrimenti non ci capisco nulla. Mi sembrava che invertire i primi due punti fosse più brutto, nel senso che poi vi perdete troppo ad analizzare i dati. E se uno non ha pensato alle funzionalità, è difficile poi che gli venga in mente quali sono i dati su cui lavorare. Però il punto 1 e il punto 2 sono da fare insieme. Allora, dicevamo qua 4. Qua. Requisito 4 era, allora abbiamo detto due cose, no? Uno è la prenotazione normale e l'altra è la prenotazione gold. Quindi l'utente può procedere alla conferma e pagamento di uno dei voli visualizzati nelle funzioni di ricerca. Quindi l'utente può procedere alla conferma e pagamento di uno dei voli visualizzati nelle funzioni di ricerca. Perché a quel punto supponiamo che usando la funzione di ricerca abbia già trovato quello che fa per sé, non sai più a modificare la data, l'ora. E questo per il caso normale. Poi ci sono i nostri cari utenti fedeli. Quindi ai quali possiamo applicare il requisito 5, gli utenti di tipo gold hanno la possibilità di riservare un volo per, diciamo, 30 minuti senza acquistarlo. E quindi, collegato a questo, c'è l'altra metà del requisito che dice gli utenti gold possono procedere all'acquisto immediato dei voli da essi riservati e non ancora scaduti. Quindi uno mi dà il permesso di marcare un risultato della ricerca come volo riservato.
E questo farà sì che per la prossima mezz'ora il mio motore di ricerca, il mio motore di pianificazione, considererà quel volo come se dovesse effettivamente avvenire e quindi ne terrà conto nel proporre i voli agli altri. Se entro mezz'ora tu torni, io ti garantisco che potrai comprare con l'offerta così, perché io di fatto l'ho già segnata come venduta. Passata la mezz'ora, dimentichiamo tutto se non la compri. E poi ne manca ancora uno che dobbiamo mettere per forza, che è la cancellazione. Una cancellazione volo in cui ovviamente ci sono delle forti penali, però io devo poter dire non vado più. Quindi questa è semplice, ma un utente ha la possibilità di annullare un volo precedentemente acquistato, ma non ancora effettuato. È ovvio che se arrivo il giorno dopo, i soldi li ho persi. Ma se ho prenotato tra una settimana, il giorno prima posso decidere di annullarlo. Dopodiché, che cosa succede dal punto di vista economico? Boh, dobbiamo deciderlo. Scusa? Eh sì, certo. Perché è una risorsa che io pensavo allocata, ma infatti non gli restituisco tutti i soldi in pieno, perché mi ha creato un danno. E certo. Dovrò decidere dal punto di vista economico come trattare questo. Lui può annullare il volo. Dopodiché, se l'annullamento del volo, lì probabilmente possiamo anche pensare, immaginare che dipenda dal livello dell'utente, no? Però può voler dire che magari il 50% di quello che hai pagato non ti torna indietro. E l'altro 50% non ti torna indietro lo stesso, ma rimane disponibile per voli successivi. Spesso le compagnie aeree fanno così, di default. Quando tu rinunci a un volo, loro ti dicono, va bene, ti emettiamo un buono attraverso il quale del, che ne so, 60, 70, 80% del costo del volo, attraverso il quale, attraverso questo buono, puoi comprare dei biglietti da noi entro 12 mesi. E quindi ci inventeremo un meccanismo del genere, cioè questo qua va poi, genera poi un credito che non è sicuramente rimborso totale. Poi più complicato sarebbe se a seguito di questo annullamento io posso avere magari la possibilità di ripianificare qualche cos'altro, magari già di venduto, ma lì diventa più complicato, perché vorrebbe dire contattare altri utenti dicendo guarda che tu mi avevi chiesto di volare alle 3, io ti ho proposto alle 4, ma adesso sei liberato alle 3, vuoi spostarti, però diventa più complesso da gestire. Perché... Sì, beh, cioè, tutto questo ha... anche l'effetto dell'annullamento, se io lo annullo 6 giorni prima, se invece lo annullo dal mattino per il pomeriggio, mi cambia molto di più. Quindi, se vogliamo, tra parentesi, le penali e i criteri sono da definire, ovviamente. Però questi diventano aspetti non più funzionali. Dal punto di vista funzionale, tu hai la possibilità di cancellarlo se non l'hai ancora effettuato? Sì. Quanto ci perdi? Eh beh, è un altro discorso, un aspetto più contrattuale forse.
Poi avevamo un'altra categoria di requisiti che avevamo chiamata storico dei voli passati o rendiconto economico dei voli passati, dove possiamo dire che l'utente ha la possibilità di vedere l'elenco dei voli di cui ha fruito. E poi qui non abbiamo definito quali sono le modalità di pagamento. Per questo servizio, bah, non so, non sappiamo, non so quali siano i livelli di prezzo, ma non è detto che il pagamento sia necessariamente, sai, carta di credito all'ordine. Tipicamente, è più probabilmente forse una fatturazione a posteriore, fine mese o cose di questo genere, perché le cifre potrebbero essere più grandi in gioco. E quindi uno potrebbe magari visionare la propria bolletta, cioè quanto devo, quanto verrà fatturato a fine mese e quanto ho saldato le bollette precedenti. Quindi in realtà sono due tipi di informazioni diverse, no? Eravamo arrivati alla 7, la 8 è che l'utente può visionare tutti i dettagli dei voli compiuti in passato. Ed eventualmente riproporli. Ah, rivoglio un volo come questo, quindi da quelle città in quell'orario. Ovviamente la data sarà diversa. Riproponi volo, un bottoncino. Poi, questo dal punto di vista dello storico dei voli. Poi l'utente potrà vedere gli importi a debito, quindi quanto lui ha già volato, quelli fatturati, e lo stato di saldo delle fatture. Ed eventuali crediti. Quindi ad esempio da annullamento. Cioè, se mi annulli un volo, io non ti restituisco i soldi, ti segno un credito. No, quindi mi immagino, ok, una sorta di estratto conto o di bolletta progressiva in cui dice: ok, in questo mese hai fatto questi tre voli, mi devi 1.000 euro. Poi il mese scorso, per i voli che hai fatto, ti ho fatturato 2.000, fattura ancora in sospeso, e poi avrò dei mesi precedenti tutte le varie fatture con scritto possibilmente a fianco pagato. E il credito magari dovuto all'annullamento lo vado a compensare sulla prima fattura utile che metterò. Quindi sono dei dati di questo genere qua. Riproporre un volo passato è, io marzo scorso ho volato da Torino a Zurigo, c'è il bottoncino, la tratta è l'orario, magari l'orario preferito. Cioè, riproponi un volo simile a questo, che può essere la stessa cosa che ti propone già lui, certo, ma io me lo vado, in quel caso me lo vado a scegliere. Dimmi. Sì, che però è già R2, no? R2, R3. Ah, R2. R1, R2. Dov'era?
Secondo me è l'R1. L'utente immette le proprie esigenze di viaggio e il sistema propone una o più opzioni con il relativo prezzo. Sì, in realtà allora, più conveniente è un po' ambiguo, perché sai, se fosse questa penna qui, avere 10 offerte e scegliere la più conveniente significa confrontare i prezzi, punto. Qua sono offerte alternative che magari possono differire nel prezzo ma anche nell'orario. Allora, cosa vuol dire più conveniente lì? Solamente il prezzo più basso? Magari no. Anche perché qua non ci sono già i voli in realtà tutti fatti da quello che magari tu li chiedi da Quindi forse è sbagliata la parola conveniente, nel senso che non ha senso chiedere, cioè il volo più conveniente vuol dire, beh, dammi, vabbè, potrebbe essere un modo, non avevo pensato così, dammi il volo più conveniente, io sono flessibile al massimo sugli orari, dimmi quello che costa di meno. Sulla tratta direi di no, nel senso che portami dove voglio. Ok, se lo intendete così ci manca. Ci vuole un requisito in più che sia quello. Altrimenti io intendevo conveniente, nel senso che sono io che scelgo quello che mi conviene di più, tenendo conto del tutto. Però vale la pena aggiungerlo, sì. Quindi diventa un 10 che mettiamo dopo il 3. Ma nessuno ha detto che i numeri. Quindi l'utente può richiedere l'offerta più conveniente lasciando al sistema proposta dell'orario e data, chiaramente limitata a un certo intervallo, del viaggio. Quindi una funzionalità in più. Okay. Volevo solo ancora aggiungere una cosa, visto che ne avevamo parlato, sulla parte di storico-economico dei voli passati, dobbiamo almeno ancora aggiungere un punto, che poi nella pratica dovrà essere più espanso, ma per ora accontentiamoci, sullo status dell'utente. Se c'è l'utente Gold, devo avere nella sua parte di profilo l'informazione che gli dica quanto ti manca essere Gold, lo sei, non lo sei, eccetera, eccetera. Quindi fatemi solo aggiungere una frasetta. L'utente può consultare le informazioni relative al proprio status. Ad esempio, normale versus gold. Virgola, punti mancanti, eccetera. Ok? E qui c'è tutta la parte di fidelizzazione che è da inventare, ovviamente, quindi qua rimaniamo per il momento vaghi. E questo è il primo punto dell'esercizio. No, questo elenco di requisiti. Più o meno? Non te lo so dire. Non riesco a dirlo così però, perché almeno il punto 1 o 2 devo vederli insieme
perché sono una cosa unica, i punti 4 e 5 anche, quindi comunque non lo so ancora, nel senso che devo vedere un attimo. A peso, così a livello molto macro, mi viene da dire che i punti 1, 2 sono circa metà esercizio e i punti 3, 4, 5 sono l'altra metà. Però non mi impegno su questo perché poi voglio vedere gli elaborati per ragionarci nel complesso. Ma a confronto il punto 2 è una passeggiata, perché in realtà l'abbiamo già fatto, no? Il punto 2 abbiamo detto che come minimo i ruoli o gli attori del sistema sono tre, che sono l'utente anonimo, l'utente registrato e l'utente gold. Questi abbiamo tirato fuori, non tiriamone fuori altri adesso. E mentre a livello di glossario dei dati, avremo sicuramente la cosa, beh, l'utente è un tipo di informazione. Poi l'altra informazione chiave è il volo, che è composto perlomeno di partenza, arrivo, data, ora, e poi due cose di cui non abbiamo esplicitamente parlato, che è il mezzo e i passeggeri. Quindi non ne abbiamo parlato perché dal punto di vista del singolo utente non ne frega niente, ma noi come sistema dobbiamo sapere quale mezzo mandare. Quindi questo mezzo va da questo punto a quest'altro, data ora, portando questi passeggeri. A questo punto ovviamente dovrà anche esserci un'informazione sui mezzi, ma con qualche informazione associata, ma di fatto è importante sapere, devo sapere in un istante dov'è e dove sarà. Poi un'altra informazione che abbiamo usato, se andiamo a rileggere, sono le preferenze degli utenti, la richiesta dell'utente. Quindi la richiesta dell'utente è fatta sicuramente da una partenza fissa, da un arrivo fisso, da una data oppure un intervallo di date. E da un orario preferito. Questa non è ancora la progettazione in tutte le relazioni, quindi possiamo essere un pochino più vaghi, no? Generici. Data, intervallo di date, a seconda dei requisiti, a seconda delle funzioni, in alcuni casi ti chiedo di specificare la data esatta, ad esempio nel caso più conveniente invece ti chiedevo un intervallo di date. Ma qui va bene, l'importante è che ricade dietro il concetto di richiesta utente. Nel concetto di richiesta utente non c'è il mezzo, non posso scegliere io su quale, se voglio volare su quello giallo o su quello verde. Così come non c'è, perché non abbiamo parlato finora, ma magari potrebbe esserci, se qualcun altro avesse fatto qualche ragionamento, il fatto di pagare un extra per viaggiare da soli. Quello potrebbe far parte della richiesta utente.
Noi oggi pomeriggio non è emersa come requisito e quindi qua non c'è. Poi altre cose. Vabbè, ovviamente ciò che abbiamo come glossario dati ci sono anche. Ci sono anche i voli prenotati. Ma non pagato, che poi in realtà implementativamente sarà un flag nella tabella dei voli, ma noi qua lo trattiamo come un oggetto diverso. Le fatture e i pagamenti. E grosso modo mi sembra che siano questi. Perché lo status va a finire dentro l'utente. E anche i voli annullati vanno a finire dentro la parte di pagamenti, di fattura, un credito, chi viene iscritto a fattura. Se non è ovvio, descrivilo, se invece. Scusa? Sì, beh, se vogliamo, qui l'abbiamo detto a voce, ma se no, varrebbe, che so, uno potrei scrivere anagrafica, virgola, status, per dire, lo status lo va a finire lì. Io in generale come approccio preferisco qualcosa di più schematico, chiaro, piuttosto che verboso, no? Risparmiate tempo voi e si capisce meglio cosa avevate in mente. Quindi a volte la parolina messa giusta, poi ovviamente se c'è qualcosa da spiegare lo si spiega a parole, ma. Ok, e poi abbiamo gli altri punti che sono quelli più progettuali, no? A questo punto scegliamo, ci concentriamo su quello che abbiamo definito requisito 10, diceva, se riesco a rileggere ciò che ho scritto, l'utente può richiedere l'offerta più conveniente, lasciando al sistema la proposta dell'orario e la data del viaggio. Al punto 3 ci chiede, prendi questo requisito e disegna il caso d'uso corrispondente. Disegna, cioè scrivi, descrivi il caso d'uso corrispondente. Se vi va bene, farei un quarto d'ora di intervallo e poi lo vedrai dopo.